Nella terza parte vediamo come fare la manica. Vedrete che è molto semplice. L'unica cosa che se fino adesso avete lavorato come ho fatto io con i ferri lineari, qui dovremo lavorare necessariamente con i circolari se non vogliamo fare la cucitura sotto. Allora, andiamo a riprendere tutti i punti che abbiamo lasciato. Che mi è scaduto tutto, mamma mia, qui devo andare a riprendere. Allora vi devo abbandonare un attimo che devo andare a riprendere i miei punti che mi sono scaduti. Scusate, ma non è diretta, ma diciamo che è come se fosse una diretta, e questo non è nemmeno il bello, ma facciamolo diventare il bello della diretta, va? Eccoci, miracolosamente recuperati, altrimenti non so cosa avrei potuto fare. Comunque non pensiamo, ci ormai li abbiamo recuperati. Allora, abbiamo messo i nostri punti sui ferri circolari per poter procedere a fare la maglia. Adesso vi sembrerà, se voi doveste unire i ferri così, vi sembrerà che nel mezzo ci sia un buco. Non è così, perché se voi andate a vedere, l'ultima riga lavorata è proprio ancora quella del vostro davanti da una parte e del vostro dietro dall'altra. Ma comunque, unendo il lavoro, anche se adesso cominciassimo a lavorare in circolo, un po' di apertura rimane. Quindi come ovviamo a questo? Facciamo questa cosa. Se i ferri fossero più piccoli si vedrebbe molto di meno, naturalmente con un numero 7 si vede la differenza, insomma chiamiamolo il buco, si vede molto di più. Voi andate a prendere sul ferro di sinistra, recuperate due punti dal ferro di destra, 1 e 1, 2, e praticamente andiamo a iniziare la manica a questo punto, poi lì diciamo che ci sposteremo di nuovo e non saranno un problema quei due punti, ma ad ogni modo per ora lasciamoli così. Vedrete che poi sono ininfluenti. Allora, la nostra manica la andiamo a iniziare qui. Lasciate un po' di filo in modo che poi si possa, questo vedete, in modo che poi si possa assicurare un po' meglio, perché se ne lasciate poco poi sono problemi. Allora, lavoriamo. Il primo punto, il secondo, quelli che abbiamo, diciamo così, recuperato dal ferro di destra, ce lo siamo portati. Adesso noi dobbiamo andare a recuperare un punto qui nel mezzo per evitare che si formi, che si veda questo foro. Non possiamo andare a prendere questo perché vedete, guardate come sarebbe grande, anche in caso dovessimo ritorcerlo ci rimane sempre il foro grande. Stessa cosa se noi andiamo a recuperare il filo di qua. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andarci a creare un punto qui nel mezzo, perché noi abbiamo l'ultimo punto del davanti, il primo punto del dietro o viceversa, comunque il punto del davanti e il punto del dietro che si uniscono. E abbiamo questi due fili, vedete, questo e questo, che sono quei due punti che quando abbiamo unito il davanti al dietro li abbiamo lavorati assieme. In pratica noi dobbiamo andare a prendere questi due punti, cioè prendiamo, vedete, il filo di uno e il filo dell'altro e li lavoriamo a diritto. Scusate che qui ho il filo doppio, ma ora un punto ormai l'ho fatto. 1 e 1, 2, li lavoriamo assieme a diritto. Se poi riusciamo a lavorarli a ritorto è ancora meglio. Proviamo un attimo, perché così, ecco, li lavoriamo magari a diritto ritorto, cioè prendendoli dal dietro, così. Scusate, andiamo a vedere chi suona, scusate un attimo. Ecco, scusatemi, era mia nipote che è venuta con l'amichetta a farmi vedere cosa si è comperata. Allora proseguiamo, perché è stato il suo compleanno in settimana, allora ha ricevuto soldini e è andata a farsi le compere. Dicevamo, questo punto lo lavoriamo a diritto ritorto, quello che ci siamo, diciamo così, procurate, quindi avremo un punto in più e continuiamo tranquillamente a lavorare a diritto tutto il giro. Dobbiamo fare naturalmente, quanti naturalmente ho detto, delle diminuzioni nel corso della nostra manica. La lunghezza e la larghezza della manica dovete deciderla in base alle vostre esigenze. Io ho diminuito un punto ogni 6 ferri, ogni 6 giri,
all'esterno, diciamo, ai lati di questo punto che ci siamo creati, cioè il punto prima l'ho lavorato assieme al precedente, assieme a diritto, il punto dopo del punto precedente, del punto centrale l'ho lavorato a diritto ritorto. Comunque ora faccio il giro e vi faccio vedere. Queste diminuzioni le ho fatte ogni 6 ferri sino ad arrivare alla fine del mio polsino. Diciamo che, aspettate che vado a recuperarle perché si vedono proprio poco, un po' il filato, un po'. Ecco, vedete? Eccole qui, le ultime due le ho fatte qui, proprio gli ultimi forse saranno stati 8, ma i precedenti, se vedete, 2, 4, 6, sempre ogni 6 giri, 2, 4, 6, gli ultimi mi pare che siano 8, ma potevo anche farne 2 giri in meno, era solo per essere tranquilla che la manica fosse sufficientemente lunga. E come vi dicevo prima, gli ultimi 4 ferri a costo è 1-1, 2 giri di tubolare e la chiusura tubolare. Anche qui ho usato per il bordo i ferri di mezzo millimetro più piccoli, cioè la manica 7, il bordo 6,5. Adesso faccio tutto il giro e quando arrivo qui al punto centrale vi faccio vedere la diminuzione. Naturalmente, come vi stavo dicendo, io ho fatto le diminuzioni ogni 6 ferri perché il rapporto larghezza-lunghezza mi permetteva delle diminuzioni rapportate così. Se voi avete la manica che è un pochino più larga, volete stringerla, farete le diminuzioni ogni 4 ferri. Al contrario, se la manica vi sembra stretta o vi sembra che le diminuzioni, cioè che possa diminuire più gradatamente, farete le diminuzioni ogni 8 ferri. Quello lo vedete magari prendendo, tanto lavorando con i circolari, riuscite a vedere bene la larghezza della manica. Comunque la piegate così a metà, la mettete sopra una manica che vi venga bene e vi rendete conto man mano che procedete se la diagonale, se la misura della manica stringe regolarmente in base alla maglia che vi viene bene oppure no. Si tratta soltanto di guardarla. Io, come vi dico sempre, vi do le indicazioni di base, però noi stiamo facendo dei lavori su misura, non così taglia X e taglia Y. Per cui se vogliamo che la maglia ci venga bene, che sia fatta su nostra misura, dobbiamo fare questi controlli tutte le volte. Altrimenti seguiamo degli standard che però non ci danno un capo fatto su misura. Sì che è bello avere il lavoro fatto a mano, è bello il lavoro fatto in un determinato modo, creato in un determinato modo, però è anche molto bello che il nostro capo sia a nostra misura e non a misura standard. Per cui, ripeto, la manica, così come vi ho detto per le spalle, per la schiena, per la lunghezza, per la larghezza, dovete farla sempre sulla base delle vostre misure. Io vi dico quello che ho fatto io, però voi lo dovete rapportare. Questa è una taglia 50-52, anche se vi devo dire la verità, questo filato tende un pochino a stringere, cioè ad allungare e a stringere, per cui col viscosa potrebbe essere un pochino stretta, potrebbe non raggiungere una taglia 50. E se invece voi adoperate un cotone o una lana, senz'altro come punti vi viene bene. Ma ad ogni modo, se man mano che voi procedete nella lavorazione anche del davanti e del dietro vedete che è stretto, aumentate più punti nel corso della lavorazione del corpo, anziché farli ogni, ora io non mi ricordo nemmeno, ogni 8-10 ferri quanto li abbiamo fatti, 12 non me lo ricordo, le fate più ravvicinate in modo che la maglia si allarghi di più. E ci vediamo tra un attimo per le diminuzioni. Siamo arrivati ai due punti, i primi due punti che avevamo lavorato in più, diciamo così, rispetto al nostro giro, perché anziché partire dal punto centrale siamo partiti dai due punti prima. Adesso, se volete, potete far finta di niente e lasciarli lì, altrimenti se temete che possano risultare, diciamo che si possa vedere, non si vede, ma se temete che si possa vedere la differenza, fate altro che eliminare, visto che è proprio l'inizio del giro, questi due punti, li togliete così, ecco.
Ecco, e vi rimane come se avessimo iniziato proprio dal punto centrale, però se noi avessimo iniziato direttamente dal punto centrale sarebbe rimasto più, come si può dire, più molle il punto, invece così rimane un pochino più teso. Ad ogni modo, sia che facciate un modo, sia che facciate l'altro, non ha importanza. Ora li ho tolti, ormai li lasciamo, così anche per farvi vedere. Allora, siamo arrivati ai due punti precedenti il punto centrale. Questo è il punto centrale. Abbiamo detto i due punti precedenti per fare le diminuzioni, li lavoriamo assieme a diritto. Ho preso un filo in più. È terribile questo filato, bellissimo, lavorato, una resa meravigliosa, ma con i ferri così appuntiti è un disastro. Lavoriamo il punto che abbiamo fatto in più tirando naturalmente il filo dal di sotto e sul punto immediatamente seguente, il punto centrale, andiamo a fare un accavallato semplice. Così. E continuiamo a lavorare in circolo sempre a diritto, contando i nostri giri, quindi ogni 6 rifaremo un'altra diminuzione e così via. E se ora vi faccio vedere, vedete che dovrebbe, insomma, da lontano dovrebbe rendere ancora di più, vedete, le diminuzioni si vanno a fare all'interno e all'esterno, all'esterno e all'interno di questi 3 punti e vi portate sempre dietro questi 3 punti. E i punti laterali vanno a morire dentro le diminuzioni. Quindi questo vi dà l'idea del sottomanica, diciamo così. Non so, ora con tutto questo brillo, non so se si vede, ma vedrete che poi voi facendolo ve ne rendete conto. Quindi fatevi la lunghezza, fate il bordo, chiudete a punto tubolare e dopodiché vediamo come fare le rifiniture tutto intorno alla maglia. Ho finito anche l'altra manica, vedete, ho fatto il bordo e ho assicurato i fili, volevo farvi vedere sotto l'ascella, vedete il filo col quale abbiamo iniziato la manica, l'ho assicurato qui sotto, ho lasciato un pezzettino di filo perché, come vi dicevo, essendo viscosa tende a disfarsi il nodo, ma l'ho assicurato ben bene. Vedete che sotto l'ascella, quei punti che potevano sembrare un pochino molli, assicurando il filo sono andata un pochino a restringerli e non rimane proprio niente. Questo è quel punto che abbiamo girato, che abbiamo preso, vi ricordate, a diritto ritorto, e rimane tutto uniforme. Adesso dobbiamo iniziare a fare il collo. Vi avevo detto che sia per il bordo del fondo che per le maniche io ho adoperato il 6,5 e va benissimo, ma siccome il collo mi sembra, per quello che vorrei, insomma, fare io, mi sembra che sia venuto un po' tanto grande, allora solo il collo, poi vediamo il davanti, cioè i bordi dei due davanti come farli, ma per il collo ho deciso di utilizzare il numero 6. Quindi facciamo prima il collo e poi facciamo i due bordi davanti. Andiamo a prendere, a raccogliere i punti, mi pare di averlo già fatto vedere in qualche altro video, però scusate, mi è caduto il filo. La viscosa scivola da tutte le parti, se non ci stai attenta scappa proprio. Allora, vi dicevo, ho preso i ferri del numero 6, non so se si vede che il numero 6, eccolo lì, il numero 6, e andiamo a raccogliere tutti i punti. Li raccogliamo proprio tutti, se poi vediamo che sembrano un po' tanti, ecco, dovremmo andare a prendere proprio il punto, quello che abbiamo chiuso, così. Il secondo punto lo prendiamo col filato doppio in modo da fissarlo e poi andiamo avanti a raccogliere proprio tutti i punti, così. Dicevo, noi li prendiamo tutti, poi se nel corso del primo giro ci rendiamo conto che sono un po' tanti, mentre lavoriamo il punto coste 1-1, qualcheduno lo andiamo ad eliminare.
Ecco, questo ad esempio bisognerà già prenderlo di sotto, perché vedete, questo è il punto dove abbiamo aumentato tutti i punti di seguito, e allora tende a lasciarsi un po' andare, ma lo prendiamo di sotto così, e adesso andiamo avanti nella parte, diciamo, dove ci sono state, vedete, dove i punti aumentano gradatamente, quindi dovremo andare, per così dire, a colmare degli scalini minimi, perché abbiamo cercato di farne proprio pochi, anzi non dovrebbero nemmeno esserci gli scalini, però qualcheduno lo troviamo. E facciamo così, andiamo, raccogliamo tutti i punti, tutto intorno al collo. Quando arriviamo qui dietro dobbiamo togliere il filo che avevamo messo di colore diverso, e anche qui raccogliamo proprio tutti i punti. Ad ogni modo, adesso prendo questi, quando arrivo qui lo vediamo assieme. Ecco, sono arrivata in cima, adesso dobbiamo andare a togliere il filo di colore diverso. Dovete stare attenti, perché specie con un filato come il mio, come togliamo il filo rosa, i punti tendono a scappare, come vi ricordate, come mi era successo sotto l'ascella quando mi si sono sbagliati tutti. Per cui dobbiamo andare a togliere il filo rosa, questo, punto per punto, in modo da evitare che possano sbagliarsi. Allora, arriviamo proprio in cima. Poi dovete anche ricordarvi che qui ci sono uno o due punti, che sono quelli che sono rimasti sul dietro raccogliendo i punti intorno al collo, perché noi i punti intorno al collo non li abbiamo presi proprio sul punto di vivagno, ma a metà del secondo punto, per cui ci sono questi due punti che, se non andiamo a prenderli, potrebbero smagliarsi. Quindi cosa facciamo? Togliamo adagio adagio il filo rosa. Andiamolo a cercare, eccolo, questo, vedete, punto, un punto, ecco qui che ce n'è già rimasto uno fuori, questo, vedete, questo punto, lo andiamo a prendere così, poi prendiamo il secondo punto, togliamo sempre il filo uno per uno. Se voi non avete un filato lucido, potete anche tirare il filo e raccoglierli tutti assieme. Nel mio caso devo farla uno per uno. Allora abbiamo preso il punto seguente, è questo. Dobbiamo metterli su in modo che quello di sotto non si veda, e li lavoriamo assieme. Così. Li prendiamo tutti e due assieme, in modo che questo punto che è rimasto sotto non potrà smagliarsi, perché è stato agganciato a questo. E adesso ad uno per uno, qui ho l'altro filo che mi impiccia, andiamo a disfare tutti i punti. Ora, se ve la sentite, ne potete disfare anche più di uno, non soltanto uno. E li raccogliete tutti, vedete, questo, e lo disfiamo così. E lo lavoriamo così per tutto il giro, sino arrivare dall'altra parte, dove dovremo di nuovo andare a nascondere il secondo punto. Adesso tiriamoli su tutti. Ecco che ho ripreso tutti i punti, siamo arrivati dal lato opposto, dove dobbiamo andare a recuperare proprio quell'ultimo punto che dobbiamo lavorare assieme al penultimo, che, come vedete, non l'ho ancora lavorato, perché la mia lavorazione si è fermata qua, il mio lavoro si è fermato lì. Quindi prendiamo questi due e li lavoriamo assieme, e adesso incominciamo di nuovo a raccogliere tutti i punti sul lato sinistro del vostro collo. Posizionatevi nell'esatto punto nel quale avete raccolto i vostri punti sul lato destro. Questo è il lato sinistro, quindi vedete, dobbiamo cercare di andare intanto sempre diritti. Questa parte si fa magari un pochino più fatica a vedere tutti i punti. Raccoglieteli tutti e poi vi dirò come fare per diminuirne qualcheduno, dove diminuirli. Per ora prendete proprio tutti i punti. Diciamo che alla fine i punti del lato destro devono essere esattamente gli stessi del lato sinistro. Eccoli raccolti tutti.
Allora, questo è il lato sinistro del collo che viene sul dietro dove abbiamo tolto il nostro filo di colore diverso e poi riscende sul lato destro. Ora, avendo io usato un millimetro, cioè un numero di ferri in meno, andrò a lavorare tutti i punti che trovo nel diritto del lavoro, cioè se io ho un punto che corrisponde a un punto effettivo lo lavorerò, così come qui nel davanti vedete ogni punto corrisponde a un punto, lo lavoro tutto, mentre invece quando siamo qui proprio nel pezzo diciamo diritto del collo, no? Questa è la base del collo, questo è il laterale del collo, qui noi abbiamo preso tanti punti quanti sono i giri della maglia. E i giri della maglia, l'altezza dei giri non è mai uguale alla larghezza, cioè in larghezza rende molto di più il punto, quindi dovremo andare in questo pezzo da qui praticamente a qui a togliere qualche punto. Quanti toglierne dipende un pochino da quanto voi volete restringere il collo. Io penso in questo caso che ne toglierò uno ogni 5, cioè lavoro 4 punti e 2 li prendo assieme. Comunque facciamo almeno la parte sinistra, la facciamo assieme, poi la parte destra deve essere lavorata a specchio, quindi sarà esattamente uguale. Allora cominciamo a lavorare un diritto e un rovescio. Il primo punto in questo caso non lo lavoriamo, passiamo a rovescio, diritto, qui come vi dicevo, guardiamo, ho cambiato, né? Sì, il 6, perfetto, rovescio. E faremo coste 1-1 almeno 4 giri, quanti ne abbiamo fatti nei polsini e nel fondo della maglia. Nel collo se ne posso, se vogliamo un collo un pochino più ristretto, un pochino più accollato, se ne possono fare anche 5-6. Vediamo come rende il lavoro man mano che procediamo. Allora dovremmo quasi esserci, vedete, sì, abbiamo terminato la parte con i punti diritti, adesso ci ritroviamo a dover prendere i punti che nascono dalle righe orizzontali. Allora abbiamo fatto un rovescio, lavoriamo un diritto e 2 punti assieme a rovescio, poi ne facciamo 1, 2, 3 e 4, 5 e 6 li prendiamo assieme, questa volta saranno a diritto. Uno, questo lo ritorco che mi sembra un po', 2, quando vi sembrano un po' allentati fateli ritorti, 3, anche questo, 4, e 2 assieme a rovescio, il 5-6 lo prendiamo a rovescio e questo lo facciamo sin arrivare qui in cima. Se vi sembrano pochi potete toglierne anche di più, cioè fare 3-4 assieme, 4-5 assieme anziché 5-6, quello dovete vedere voi in base a diciamo alla riuscita del punto, alla, mi viene da dire la capienza, ma non c'entra la capienza. Vedete se il lavoro rimane omogeneo, se tende a slabrare o se tende troppo a stringere. Sulla base di quella mi sembra che uno ogni 5, così vedete dovrebbe venire bene. Allora ho fatto 4 e 5, ora facciamo diritto, anche questo lo facciamo ritorto, rovescio, 3, 4 e 5 e 6 assieme. Quindi in pratica io nel davanti sinistro ho tolto 3 punti, mi sono rimasti, ora contiamo i punti che sono rimasti, devono rimanere anche nel davanti destro gli stessi punti, ne toglierete 3 come abbiamo tolto da questa parte, se i punti sono gli stessi ne toglierete di più o di meno se vi mancano o se li avete in più. Allora facciamo ancora questi 3 punti, anzi potremmo toglierne ancora 1, 2, 3,
Prendiamo anche questi due, che sono quelli proprio di congiunzione, che a volte eliminarli lì, proprio nel dritto della spalla, male non fa. Quindi ne abbiamo tolti 4. Adesso li andiamo a contare. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. Allora, nel mio girocollo davanti sinistro ho 32 punti. Adesso lavoro tutti i punti del dietro, quelli che erano in sospeso sul filato di colore diverso, e quando arrivo qui i primi due li prendo assieme, poi ne prenderò sempre uno ogni 4. L'importante è che io da questo punto in avanti abbia 32 punti come dall'altra parte. Poi continuate per altri 3 giri a lavorare costo 1-1, o se ne volete fare di più ne potete fare anche 5-6. Fate 2 giri di tubolare e chiudete a chiusura tubolare. Ecco finito il collo. Guardate quanto si è ridimensionato. Sembrava scollatissimo, ma facendo così come abbiamo fatto, effettivamente si è ridimensionato parecchio. Adesso dobbiamo andare a riprendere i punti su tutto il davanti. Li riprendiamo allo stesso modo come abbiamo fatto qui, punto per punto, senza tralasciarne nemmeno uno. Quando poi facciamo il primo giro, sempre come abbiamo fatto qua, di un diritto e un rovescio, andremo a diminuire un punto ogni 5, cioè 4 punti, 5-6 assieme, 4 punti, 5-6 assieme. Faremo così sino in fondo. Anche per il davanti, siccome qui è venuto bene, farò coi ferri del 6 e non del 6 e mezzo come avevo fatto sul fondo, perché sul fondo, se rimane un pochino più morbido, è meglio per via dei fianchi, ma davanti bisogna cercare di contenere, di evitare che poi il lavoro faccia la punta, cioè che rimanga bello, vedete, che rimanga preciso. Quindi anche sui davanti adopererò i ferri del 6. Vi consiglio, fate prima la parte sinistra, in modo che quando abbiamo tutti i punti precisi che abbiamo messo sulla sinistra, siamo in grado di stabilire nel modo corretto, cioè nel modo più preciso possibile, dove andare a fare, a mettere le nostre asole. Quindi adesso riprendete i punti su questo lato, fate i 4. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che qui ho fatto un giro in più, anziché 4 ne ho fatti 5, ma se andiamo a vedere la differenza, vedete? Non si nota, è proprio una cosa minima. Quindi anche nel davanti ne farò 5, anche perché i bottoni che metto sono non grandi, ma diciamo che stanno meglio su una superficie un pochino più grande. Allora, ho completato il bordino di sinistra, vedete, fatto esattamente come abbiamo visto il collo, chiuso con il tubolare, e ho fatto anche il bordino di destra. Nel bordino di destra, scusate, dobbiamo decidere dove fare le asole. Io ho fatto solo 3 asole perché volevo che questo cardigan restasse, diciamo, dalla vita, un po' più su della vita in giù, molto aperto, che restasse un pochino, diciamo, con le punte un pochino aperte. E allora ho fatto soltanto le asole nella parte alta. Per stabilire dove fare le asole, una volta completato, ora vi faccio vedere, ho già messo i bottoni, una volta completato il bordino di sinistra, ho provato a mettere i bottoni a una distanza che mi sembrava corretta e sono andata a contarmi ogni quanti punti dovevo fare le asole. Quindi ho cominciato la prima sul 5° e 6° punto, poi ho fatto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 13 punti, sul 14° di nuovo ho fatto un'asola di 2 punti e così via. Ecco, vedete qui, così rimangono, qui c'è l'asola di 2 punti, poi i 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 punti, altri 2, altri 12 punti e altri 2. Ora vedrete, dopo questa parte di video, lo vedete sul manichino e quindi vi rendete conto di come è venuto. Eccolo finito. Come vi avevo fatto vedere all'inizio, è molto, io lo trovo molto bello, sarà che questi colori mi piacciono tantissimo. L'azzurro assieme al marrone direi che sposa proprio bene. Devo dire la verità, dal vivo è molto molto più bello, perché il turchese è più vivo, così
perde un pochino di tono il colore, però è un bel filato, fresco direi, non ci sono voluti, non ci è voluto troppo filato perché la viscosa è leggerissima e di lurex, diciamo che di viscosa ce ne sono voluti meno di 2 etti e di lurex circa 2 etti, 2 etti e qualche grammo, ecco, diciamo, ho iniziato il quinto gomitolo, ma proprio pochi metri, proprio per completare il bordino del davanti, e quindi anche come leggerezza sarà massimo sui 3 etti e mezzo, 4 etti, e comunque inizio video, vi ho dato tutti i pesi e insomma ormai sapete già quanto è la quantità di filato occorrente. Vi saluto, grazie per avermi seguita, ci vediamo al prossimo video.